ti disse il presidente Achilli quando ti chiamò alla guida del Livorno? Mister, ho bisogno di un allenatore che crede nella C1, se lei ci crede è qui pronto il contratto per firmarlo. Io non ci ho pensato due volte, anche perché oltre che allenatore sono anche un grande tifoso di Livorno. Prendo i fotogrammi del film di questa stagione, quale scena vorresti cambiare? Ma senz'altro la scena che è vissuta in casa contro la Ternana, dove abbiamo provato veramente una grande delusione. Rimanendo su questi fotogrammi, c'è una cosa ad un fatto che il giorno dopo ti sei detto: bravo Beppe. Ma nel momento in cui ho richiamato tutti ai propri doveri, proprio successivamente alla partita della Ternana, dove serviva non mollare la preda, ma serviva ancora credere in noi e soprattutto cercare di non deludere il popolo amaranto. Esci con tre parole il popolo amaranto. Incredibile, sensazionale, unico. Dottore Papadopoulo ama più il gruppo o il modulo tattico? Ma io credo che sono due cose che viaggiano in sintonia e quindi è chiaro, non si può preferire né l'uno né l'altro, ma sono due cose da valutare, da praticare e da cercare naturalmente di portare sempre ancora più in sintonia di quello che lo sono. Ferrara non è sul mare. E noi cercheremo di scalare la montagna desiderosi, vogliosi ardentemente di arrivare a innalzare la nostra bandiera amaranta. Cosa farà Papadopoulo domenica 23 giugno? Ma in questo momento è difficile ipotizzarlo, però mi auguro di poter gioire col popolo amaranto, perché sarebbero dopo 23 anni momenti di grande gioia, di liberazione che potrebbe veramente unirci in un urlo di gioia. Io spero naturalmente che questo si possa verificare subito dopo il fischio finale dell'arbitro nella partita di Ferrara.